Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui, allora, di nuovo con un secondo episodio dedicato a Super Mario Bros. U Deluxe. Ragazzi, vi ho proposto il primo appuntamento, molti di voi gli è garbata l'idea. In realtà, come detto, a me piacerebbe proseguire un pochino, tornare a giocare un po' di Super Mario, che effettivamente è una serie che ho giocato molto poco anche in passato. Avete visto quanto io sia scarso, però mi raccomando ragazzi, continuate a supportare gli sforzi e questa serie con like e condivisioni, dai, cerchiamo di impratichirci un pochino. Abbiate molta pazienza, grazie mille anche per i consigli che mi avete dato, ma pian piano ce la possiamo fare. Poi, come detto, per quanto io non ci sappia giocare, ma neanche lontanamente, però non lo so, mi garba, c'è quel ritorno un pochino effettivamente abbassato, almeno per quanto mi riguarda, perché come detto, occhio qua che sia un granché pratico, quindi devo fare molto, ma molto con calma qualunque cosa, anche i segreti, abbiate pazienza, io provo, ma non ne ho la più pallida idea di dove possano essere. Ok, qui. Allora, aspetta, fatemi vedere gli Yoshi come funzionano, così scendiamo. Ok. Aspetta, Yoshi, non te ne andare. Grande così. Poi, per qua. Ok, e questo poi non so se lo... No. Aspetta. No. No, Yoshi, vieni qua. Vieni qua, Yoshi. Torna. Torna, aspetta. Torna qua. Scusi, ma... Oh, e che cos'è? Siamo molto calmi, signori. Molto calmi, allora. No, perché non ricordavo se in realtà lanciasse qualcosa Yoshi, ora questo lo saprete sicuramente qua, no? Ok, come io ci provo, ci provo. Ok, si vedevano bene. Vediamo un pochino, io esploro, ragazzi, esploro con estrema incertezza. Guarda, faccio così che facciamo prima, presumo, no? Ora da qua, se facciamo così. Ok, vabbè, non ho preso le stelline. Effettivamente sarebbe buona cosa recuperarle, dite? Oddio, effettivamente sì. Lo so che c'è un modo sicuramente molto più semplice di quello che io sto utilizzando al momento, ma va bene. Allora, aspetta. No, io, per piacere, non mi fate perdere Yoshi. Allora, aspetta, in realtà Yoshi, se... Ecco, facciamo così, lui è molto sportiveggiante, quindi non c'è neanche bisogno di... Oh, questi erano quelli che prendevo, ok. Oh, no. E qua siamo messi malissimo. Attenzione, aspetta Yoshi, no. Grandissimo Yoshi. Quella ce la dovevamo tenere allora qua per lanciarla. Ok, ci siamo salvati alla grandissima. Cioè alla grandissima tra virgolette. Aspetta, guarda, facciamo una cosa. Prima salviamo, poi lancia questa da qualche parte. Mangiati pure questa. Cerchiamo di... No! Ah no, va bene. Ok, io sono impanicatissimo veramente. Ah, ok. No, non la sapevo questa cosa. Ho detto, avete tanta pazienza, ma... Che dicevo io, effettivamente, neanche i... Io non so se magari ci si possa insinuare anche in alcune di queste... Ok, allora, quando è così ci può stare. Proviamo anche un po' di quello. Un po' qui... Aspetta. Ok. Aspetta. Ci mancherebbe in linea. Piano. Ok. I rischi, signori, i rischi, lo so. Aspetta il tempo. Il tempo. Che poi mi manca anche una... Una stellina mi manca. Cos'è questo? Aspetti. No, ho sbagliato tantissimo.
Ok. Ok, più o meno. Eh no, eh no. Yoshi, vieni qua. Vieni qua, Yoshi. Momentino. Momentino, stiamo calmi. No, 30 secondi, non ce la faremo né ora. Ah, ma anch'io posso. Scusi. Vai. No, vabbè, vabbè. Al momento era una fase di panico, effettivamente, perché io poi, giocandomeli molto lentamente, lo so, in modo estremamente lento, però cerco di capire un attimino il livello, di esplorarlo, di capire effettivamente dove io possa andare. E va bene, proseguiamo da quest'altro lato. E ok, il gioco dovrebbe salvare dopo che facciamo un castello, una cosa del genere. Quindi effettivamente poi anche qua. Ok, ok. No, no, dovevo andare là sopra. Aspetta. No, momento. Stiamo calmi. Allora, si dovrebbe mettere così, bravissimo. No, così, di più. No, non ne ho la pallida idea, signore. Probabilmente anche da qui. No, no, vabbè, qua niente, non sono impedito io. Allora, fermi, lo so, vi state preoccupando, mi sto preoccupando anch'io, ma... no, non lo so come si fa, quindi ciao, basta. Signori, ci provo una volta, ci provo due, ma... Evidentemente non ho la più pallida idea di come si faccia a fare questi salti, quindi... Per il momento soffriamo, facciamo così. No! Vabbè, allora no, niente, è finita. Ciao cari. Vabbè, dai, io nel frattempo ho continuato a morire male, ma non sono riuscito neanche a prendere i power up, quindi stiamo freschi. Guarda qua, vabbè, ci siamo salvati, qua l'abbiamo svangato. Quello non ho la più pallida idea di come si prende. So che, allora, se non facciamo sta cosa praticamente non completiamo all'atto pratico il livello, ma onestamente al momento il mio obiettivo è quello di finire alcuni lì, di arrivare alla fine. Lo so, non l'avevo completato per niente, ma andiamoci da qui per piacere. Poi ci guarderemo più avanti, magari quando ci saremo impratichiti con i comandi. Ma al momento la situazione è abbastanza critica, quindi facciamo che ci diamo alla fuga. Ma quindi noi praticamente da qua siamo arrivati direttamente a quel castello. Mentre se facciamo il giro da quest'altro lato. Ok, vabbè, facciamoci prima questi, poi quello così probabilmente ci salva. Io lì ho perso altre due vite, mi sembra. Mi potete ben immaginare. No, ma perché certe... Cioè, onestamente provo a saltare, ma non riesco. Io lo dico onestamente. Ci si prova, dai, poi... Eccala. Dobbiamo fare i bulli facendo le cose troppo velocemente. Ma ma che stai fuori? Ma chi è questo? Mi scusi. Ma che cos'è? Con quanta violenza poi? Vai, questi lanciagli il fuoco, che... Senza esagerare. Esageriamo un pochino. Ok. Ok, piano piano.
Un'altra cosa che non so fare è raccogliere i gusci di... Ecco, presumo che qua noi dobbiamo entrare lì dentro per fare qualcosa. Ah, no, si può. Ok, no, non sapevo si... aspetta, però... nell'eventualità volessi recuperare qualche monetina in più, perché a noi effettivamente ci fanno comodo anche queste monete, eh. Non è per qualcosa, ma... Allora, qua di cattiveria, proprio. Sì. Sì. Ok, mamma mia. Ok, come se fosse successo niente. Damose. Ok. Aspetta. Stiamo molto calmi. Allora, questo ci salva alla grandissima, il fiore di fuoco, perché poi qua basterebbe anche fare così, eventualmente, non c'è la necessità di... Allora, qua... Un attimo... Ecco, ok, qua le abbiamo beccate e va benissimo. Aspettate un attimo, qua... E niente, no? E i doppi salti che mi dicevate non li riesco a fare, onestamente. Non so se sia io leggermente impedito, cosa possibilissima, ma non lo so, onestamente, non lo so. A parte la piroetta, non riesco ad andare oltre. E allora, vediamo un attimino qua che dobbiamo fare. Questi cannoni stanno per sparare delle scariche di monete di 1UP. Raccogline il più possibile. Per ottenere gli 1UP devi prendere più di... Ok, vabbè. E... Oppela. No. Ah, ma proprio al volo le dobbiamo prendere. No, allora facciamo male. No. Sì, vabbè. Ne avessi presa una pure per sbaglio, eh. No. Ah, maledetto. Dalla qua. E dai, ma non è possibile. Togli sti... Ecco, bravo, complimenti. È stato utilissimo. Vai. Cioè, ce le dobbiamo rimettere di tasca nostra le vite, mi sa, eh. Ecco, bene, che è andata male stavolta. Pensa tu. Bene, cioè, mi sa che ce l'abbiamo rimesse. Cioè, ci abbiamo rimesso dei soldi per fare questa cosa. Non è che mi dà la possibilità di rifarlo neanche. Aia. Ma sei scemo. Ok, va bene. Non so perché. Cos'è questa cosa? Faccio così. Che cosa sia? Aspetta. Vieni qua. Vabbè. Lasciamo stare. E pinguino? Cosa ci dovrei fare con il pinguino? Scusate, non sono a conoscenza di queste... Ma va bene, va bene. Ok. Ci ha dato la tuta da pinguino? Va bene, poi ditemi voi a cosa servono tutte queste cose, perché io onestamente non le conosco, questi vestiti. Comunque, andiamo nel castello pendolante di Lemmy. E la vedo molto male. I castelli mi inquietano molto. Con questa spiccioniamo. Oppela. Con quale sound, tra l'altro? Allora, piano. Con calma. Circospezione. E vai. Ok. Va piano. Non esageriamo. Esageriamo, ma un pochino. Pochino. In realtà potevamo fare anche così, anche colà. No, va bene. Ora qui cerchiamo di... Scusi. Oh, bella, ci siamo salvati. Buona fortuna, oserei dire. Ah, giusto di un'antichia. Ecco qua. No, dovremmo fare un volo radente. Ma il volo radente... grandissimo. Ecco qua per prendere. Aspetta, veloci. È veloce però.
No. No, l'ultima mi mancava. Ma allora questa è cattiveria, signori. E dai. Qua presumo si scenda, no? Sì, non così eventualmente, eh. Quindi era per prendere magari una stella, una vita. E noi la perdiamo, è così che funziona. Bene, bene. C'era un checkpoint, presumo. Ma adesso moriremo malissimo chissà quante altre volte. Perché vediamo un po'. Il fatto è che adesso quante stelle... qua dobbiamo riprendere pure questa, no? Che non possiamo prendere naturalmente, perché adesso non abbiamo la tutina. Bene, forse c'è anche il modo di prenderla senza la tutina, ma sta di fatto che ce la siamo giocata. Era meglio che ci facevamo i fatti nostri, anche se adesso io lì ci passo sprezzante del pericolo. Poi naturalmente questa, la prima volta che fai i livelli, vai come vedete con molta più calma. Quasi sarebbe da tornare indietro per prendere quella lì. E noi, come detto, sprezzanti del pericolo, proviamo a fare una cosa del genere. Perché io a sto punto oserei prenderla. Vai, grandissimo così, grandissimo così. Ora si potrebbe fare direttamente così. Ok. Dove siamo? Dove siamo? Piano, non esageriamo con questa sportiveggianza. Ora io vorrei anche riprovare a fare questa cosa qui solo. Ok. È perché penso che ci sia qualcosa di importante. Ecco la stellina. Se non facevamo questo qua. Ora io ho paura però di morire male. Invece ce l'abbiamo fatta. Ora cerchiamo di Damose. Sì, perché come detto, in fondo questo sarebbe per completare il realmente il livello, diciamo così. Devi prendere tutte e stesse lì. Poi non è il nostro obiettivo, Ve lo dico già da subito. Il mio obiettivo è quello di arrivare già alla fine del gioco. Sarebbe un risultato più che soddisfacente. Schema di non fare game over, dai. Qua? Aspetta, non so se devo coordinarmi in un certo modo per essere sparato. Ah, ok. Ecco. E che dovrei fare io? Ecco, non questo, evidentemente. Presumo di doverli... Ok, ok, questa cosa non mi piace. Questa cosa non mi piace per niente. No. Ok. Siamo molto ma molto calmi, molto ma molto calmi. So che poi saranno cose banalissime queste da fare, ma non so se questo io lo potevo tirare in fronte, ma va bene. Ok, ok. Sì, non ci bulliamo troppo, Mario, perché non è che siamo nelle condizioni di poterlo fare, ma può andar bene, può andar bene. Ok. E questa diciamo che è la parte facile, diciamo così, quindi già le nostre performance in questa situazione sono abbastanza imbarazzanti, però dai. Sì, voglio assolutamente salvare. E ragazzi, a questo punto io direi anche che ci possiamo salutare qui con questo secondo episodio di Super Mario Bros. U Deluxe. Mi raccomando, come sempre, come detto, la prendiamo a ridere. Dai, faccio una serie così tanto per divertirci in compagnia. La porterò avanti fin quando magari vi garberà. Lasciate like, condividete, mi raccomando, per supportare serie il canale. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Seguitemi su Instagram e Twitch per le live. Alla prossima allora, dai. Un saluto a tutti da Queltaleale. E se avete consigli, tranquilli, dateli, io cercherò poi di metterli in pratica. Alla prossima!